Host 2019, ci troviamo allo stand di Caffè Strega, una nuova torrefazione italiana che si presenta a Host 2019, direi anche in pompa magna, con una grandissima novità di cui parleremo tra pochissimo. Sono con Angelo Iannuzzi, responsabile marketing di Caffè Strega, che intanto accolgo con un benvenuto. Grazie. Buongiorno, sono Iannuzzi Angelo, responsabile marketing dell'azienda iCoffee, proprietaria del marchio Caffè Strega. Ci siamo presentati su questa esibizione Host come una novità innovativa, in quanto questa azienda è stata creata solo 3 mesi fa. Abbiamo una torrefazione tutta moderna che è proiettata a servire. Avremo delle linee che seguiranno: linea bar, vending, oreca, OCS, con una qualità che dovrà essere costante ed elevata. Io posso confermare quello che ha appena detto, perché il caffè che mi avete offerto poco prima dell'intervista è davvero eccellente. Complimenti. È un caffè delle streghe. In occasione di questa presentazione alla Host abbiamo raggiunto un altro importante traguardo, in quanto sono amministratore della IMB SPA, un'azienda affermata nel settore della produzione di stoviglie monouso, e qui proprio per il vending, in contemporanea con la presentazione di questa nuova torrefazione, abbiamo presentato un nuovo ed unico prodotto attualmente in Italia. Bicchierino compostabile per servizio vending, totalmente compostabile da distributori automatici. Ed eccolo qui, io scusa se ti ho interrotto, ma volevo mostrarlo perché lo avevo tra le mani e non mi pareva vero. È un bicchiere di nuova generazione, totalmente compostabile e biodegradabile. Siamo i primi a creare questo articolo ed è una nostra sinergia con l'azienda Novamont di Novara, che ha creduto in noi, e dopo mesi di collaborazione è stato creato questo bicchierino. Infatti nei distributori è il primo assoluto in Italia e avrà un successo, perché è stato risolto un grandissimo problema per lo smaltimento di tutti questi bicchieri da distributori automatici. E infatti una delle tue streghe è qui con un caffè appena estratto dal distributore automatico. Infatti questi bicchieri hanno le caratteristiche che non cambiano totalmente il sapore del caffè. È un bicchiere, cioè, che sostituisce in pieno la plastica tradizionale. Siamo gli unici, come già le ripetevo, è una grande soddisfazione per noi, un'azienda sannita che è partita e ha raggiunto un grande obiettivo. Vedo che, contrariamente a qualche altro esperimento fatto ultimamente, questo materiale non cede affatto al calore. No, infatti è un materiale, proprio come le dicevo, di nuova generazione, compostabile, che i 70 gradi sono garantiti per 2 ore ed è certificato con tutti i certificati idoni per contatti ed alimenti, anche ad alte temperature. TUV ha tutte le sue certificazioni, è una garanzia dall'azienda Novamont che fornisce questa materia prima, che viene poi lavorata sia da IMB che dalla Italiana Plast. Siamo sia IMB e il nostro gruppo, c'è anche Italiana Plast, affermata nella produzione di bicchierini OCS bicolore, che sono stati presentati anche in questa esibizione Host. Cioè abbiamo portato una serie di novità, dal bicchierino a questo caffè delle streghe. Tanta innovazione silenziosamente, perché poi non ci sono stati comunicati stampa, avvisi, assolutamente nulla. L'altro ieri è uscita fuori questa novità in entrambi i casi e in tanti sono rimasti davvero a bocca aperta. Sì, è stato uno studio tenuto così dietro le quinte,
è stata l'occasione host per presentare questa novità. Bene, e allora seguiteci sui nostri strumenti per poter rimanere informati su Caffè Strega e sul nuovo bicchiere compostabile realizzato in collaborazione con la Novamont. Angelo, grazie. Grazie, grazie a voi.